Oggi ci troviamo qui per esplorare le profonde verità dell'universo, per sondare i misteri che si celano dietro la materia e per afferrare le sfumature più sottili dell'energia, delle frequenze e della risonanza. Come ci ha insegnato l'illustre Nikola Tesla, possiamo avvicinarci a queste verità con gli occhi aperti e menti curiose. Quindi, vi do il benvenuto nel nostro canale, dove oggi ci addentreremo in un'esperienza straordinaria, una visione che proviene da una delle menti più brillanti che la storia abbia mai conosciuto, Nikola Tesla. Proprio attraverso gli occhi di Tesla esploreremo una prospettiva che brilla di luce propria, un faro di intuizioni che possono trasformare i nostri sogni in realtà tangibili. Vi invito ad essere con me fino alla fine di questo video, perché scoprirete come questa prospettiva può migliorare notevolmente la vostra vita. Se siete affascinati da concetti simili, vi incoraggio ad iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella per non perdere le prossime scoperte. Ora, preparatevi ad immergervi nel segreto di Tesla su come manifestare i vostri sogni. Egli ci ha insegnato che non siamo semplicemente entità fisiche nell'universo, ma piuttosto entità di vibrazioni in un cosmo vibrante. Siamo contemporaneamente trasmettitori e ricevitori di energia in un intricato balletto di frequenze e risonanze. Tesla aveva intuito che uno dei compiti fondamentali dell'umanità è imparare a vivere come esseri di vibrazione in un universo di vibrazioni. Immaginatevi come emittenti di segnali che informano l'universo sulla vostra identità in ogni istante. Questi segnali agiscono come magneti, attraendo o respingendo altre entità, eventi ed esperienze, tutti tessuti dalla stessa materia della vibrazione. Questo è il cuore della legge dell'attrazione, un principio che Tesla comprese profondamente. L'energia che irradia da voi, che emana dalle vostre emozioni, pensieri e stati mentali, è come un richiamo che l'universo non può ignorare. Se il vostro stato energetico è intriso di salute e abbondanza, noterete come la realtà fisica riflette fedelmente questo stato. Tuttavia, se lasciate che emozioni come rabbia e frustrazione dominino il vostro essere, inevitabilmente attirerete circostanze in sintonia con tali emozioni. Questo è il cuore della legge dell'attrazione, un principio che Tesla stesso aveva assimilato. Una volta che accettate che la vostra vibrazione è ciò che attira modelli compatibili, diventa evidente che per cambiare la vostra esperienza dovete modificare il segnale che inviate. Questo è un concetto di potere incredibile. Un potere che, come diceva Tesla, supera perfino l'immaginazione. Voi, come individui, avete un'incredibile influenza sul tessuto dell'universo stesso. Lasciate che vi spieghi un po' di scienza dietro questa visione affascinante. La fisica quantistica, come affermava Albert Einstein, ci dice che tutto l'universo è energia. Ogni cosa è costituita da particelle subatomiche che vibrano a una certa frequenza. Immaginate di osservare il vostro corpo attraverso un microscopio potentissimo. Quel che vedreste sarebbe un vibrante mosaico di atomi, molecole e particelle che, al loro livello più profondo, sono energia pura. E come ha detto Tesla, l'energia vibra costantemente, inarrestabile, seguendo le leggi precise. Prendete la vostra scrivania, per esempio, sembrerebbe solida, ma in realtà è una danza frenetica di particelle subatomiche. Ogni particella è energia, in costante movimento, vibrante a velocità incredibili. Ed è così che l'universo intero funziona. Questa è la legge della vibrazione, un principio che è alla base di tutto ciò che vediamo e sentiamo. Persino i nostri pensieri sono energia, onde di vibrazione che interagiscono con l'universo. La legge dell'attrazione si basa proprio su questo principio vibratorio.
Ogni pensiero che attraversa la vostra mente genera un'energia, un segnale che si propaga nell'universo. Questo segnale attira eventi e circostanze in sintonia con esso. In altre parole, quello che pensate e provate è un richiamo energetico, magnetico, per ciò che si manifesta nella vostra vita. La mente, cari amici, è lo strumento più potente che abbiate mai posseduto. È tramite i vostri pensieri che potete plasmare l'energia che vi circonda. Allineatevi con l'universo che desiderate. Questo concetto può sembrare straordinario, quasi incredibile, eppure attraverso la storia i grandi visionari come Tesla ci hanno insegnato che il potere di allineare i nostri pensieri con le nostre aspirazioni è il primo passo verso la realizzazione di ogni sogno. Ma forse vi siete mai chiesti: è davvero possibile? La scienza, ci dicono, ci fornisce la risposta. Albert Einstein ha discusso la azione a distanza, dimostrando che un oggetto può essere influenzato senza essere fisicamente toccato da un altro. Questo ci insegna che, indipendentemente dalla nostra posizione fisica, le nostre vibrazioni influenzano e richiamano eventi, situazioni e persone che risuonano con quelle stesse vibrazioni. Tuttavia, ciò che separa il successo dalla delusione, spesso, è l'allineamento delle vibrazioni. Possiamo lavorare duramente, dare il massimo sforzo, ma se le nostre vibrazioni non sono in armonia con i nostri obiettivi, incontreremo difficoltà lungo il cammino. Questo è il motivo per cui molte persone lottano nella realizzazione dei propri desideri. Ecco dove entra in gioco la conoscenza dei principi della legge della vibrazione e dell'attrazione. Quando le vostre vibrazioni sono allineate con i vostri obiettivi, le cose iniziano a fluire in modo più naturale, come se foste dotati di un tocco magico. Per dimostrare questo concetto, vi voglio raccontare una storia. Un giorno alcuni ricercatori decisero di eseguire uno studio su un gruppo di giocatori di basket. Li suddivisero in due gruppi. Uno si allenava fisicamente, l'altro mentalmente. Il secondo gruppo, invece di praticare fisicamente, si allenava esclusivamente attraverso la visualizzazione. Dopo 3 settimane, qualcosa di sorprendente accadde. Il gruppo che aveva praticato solo attraverso la visualizzazione aveva migliorato le proprie prestazioni, dimostrando che la mente ha un potere reale nel plasmare il nostro mondo. Questa storia ci insegna che la visualizzazione, la pratica di immaginare vividamente ciò che desideriamo, ha il potere di innalzare le nostre vibrazioni. Questo perché la mente non distingue tra realtà e immaginazione. Quindi, quando visualizzate con passione e convinzione, il vostro cervello inizia a trasmettere un segnale vibratorio coerente con ciò che state immaginando, e l'universo risponde a questo segnale. Ma non è solo la mente che influenza le vibrazioni. Le emozioni giocano un ruolo fondamentale. Quando provate emozioni positive e vibranti, la vostra energia vibra ad una frequenza più elevata, attirando circostanze positive nella vostra vita. Questo è il motivo per cui è così importante mantenere un atteggiamento positivo e ottimista. Le emozioni negative, d'altro canto, generano un'energia che risuona con l'ansia, la paura o la frustrazione, attirando esperienze simili nella vostra realtà. Ora mi rendo conto che tutto questo possa sembrare un po' complicato, ma il concetto centrale è abbastanza semplice. Voi siete energia. Il mondo è energia e le vostre vibrazioni interagiscono con l'energia dell'universo per creare la vostra realtà. Come disse Tesla, se vuoi conoscere i segreti dell'universo, pensa in termini di energia, frequenza e vibrazione. Tuttavia, credere in questo processo è essenziale. La fiducia è il collante che tiene insieme tutto il sistema. Senza fiducia, le vostre vibrazioni saranno confuse. Il segnale che inviate sarà incerto e l'universo risponderà di conseguenza. In altre parole, dovete credere che il processo funzionerà, a condizione che seguiate i passi correttamente con la vostra visione ideale. E ora
Forse vi state chiedendo come applicare concretamente tutto ciò alla vostra vita. È qui che entrano in gioco i 5 passaggi chiave che voglio condividere con voi. Definite chiaramente le vostre intenzioni. 1. Prima di tutto, definite in modo chiaro e preciso ciò che desiderate manifestare. Questo crea un punto di riferimento per le vostre vibrazioni e per l'universo. 2. Utilizzate la visualizzazione. La visualizzazione è uno strumento potentissimo. Immaginate vividamente ciò che desiderate come se fosse già realtà. La mente non sa distinguere tra realtà e immaginazione. Quindi questa pratica allinea le vostre vibrazioni con ciò che volete attirare. 3. Connessione emotiva. Sentite come se aveste già realizzato i vostri desideri. Le emozioni sono amplificatori vibratori. Quando provate emozioni positive in relazione ai vostri obiettivi, accelerate il processo di manifestazione. 4. Credete nel processo. La fiducia è fondamentale. Credete che seguendo questi principi e allineando le vostre vibrazioni, l'universo risponderà. 5. Accettazione e lasciare andare. Dopo aver fatto la vostra parte, lasciate che l'universo faccia la sua. Non siate ossessionati dai risultati, ma siate pronti ad accogliere ciò che arriva senza ansie eccessive. In sintesi, la chiave è allineare le vostre vibrazioni con ciò che desiderate attrarre, creando così la base energetica necessaria per manifestare. Come diceva Abraham Hicks, la parte migliore di noi non è fisica, ma vibrazionale. Ecco dove risiede il potere, nel mondo delle vibrazioni e delle energie sottili che intrecciano il tessuto dell'universo. E in conclusione, oggi avete ottenuto una comprensione più chiara di come utilizzare la legge della vibrazione per manifestare i vostri desideri. Questo non è solo un concetto filosofico, ma è radicato nella scienza stessa. Come affermava Tesla, come dimostrava Einstein, l'universo è energia, frequenza e vibrazione. Siete parte integrante di questa danza energetica e attraverso la vostra comprensione e intenzione potete creare la realtà che desiderate. Vi ringrazio per avermi accompagnato in questo viaggio di scoperta. Se vi è piaciuto questo contenuto, vi prego di lasciare un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e condividerlo con coloro che potrebbero trarne beneficio. Ricordate sempre, siete creatori delle vostre esperienze, forgiatori delle vostre vibrazioni e manifestatori dei vostri sogni. Ci vediamo nel prossimo video, dove continueremo ad esplorare le profondità dell'universo e della conoscenza umana. Grazie per la vostra attenzione.